Bluesland rappresenta esso stesso un momento di festa, di incontro fra delegazioni provenienti da tanti paesi, da tante nazioni, ma soprattutto provenienti da un continente, l'Africa, dove noi abbiamo l'ambizione, l'aspirazione di esportare un pezzo d'Italia e un pezzo di Sicilia, cioè esportare il cuore dinamico, produttivo, italiano, che è quello del cluster, quello dei distretti italiani. Esportare i distretti in Africa si può a condizione che ci sia un lavoro comune fra tutte le istituzioni, fra il pubblico e il privato. E Bluesland è anche un esempio di cooperazione fra pubblico e privato. E esportare il cluster non significa tentare di conquistare, non è il neocolonialismo. Esportare il cluster significa sviluppare un'economia solidale in un continente dove c'è tanta disperazione, dove la gente scappa per approdare in Europa. E se noi vogliamo frenare questa emorragia, probabilmente dobbiamo creare un modello di sviluppo. La pesca è in questo caso, come dire, la pesca è tutto quello che gira intorno al mare, è la punta avanzata. Però dobbiamo pensare che dietro a questo esperimento del distretto di Mazara del Vallo c'è un sistema di cluster, un sistema di distretti produttivi, di distretti industriali che hanno il desiderio e la voglia di mettersi in gioco e di fare in modo di sperimentare proprio sul continente africano ciò che oggi è possibile fare. Ma Bluesland è anche una grande festa, è un luogo di incontro, un luogo di dialogo, un luogo di gioco per tantissimi giovani provenienti da tutti questi paesi, dell'Africa, del Mediterraneo, del Medio Oriente. Ci sarà tanta musica e soprattutto tanto cibo. E questo mélange del cibo, questi incroci di cuochi che vengono da tutti i paesi della sponda sud del Mediterraneo, dell'Africa, del Medio Oriente, credo che sarà la più grande festa per dire che la Sicilia ancora una volta si conferma come terra di incontro, come terra di dialogo e, mi permetto di dire, come terra di pace. La caratteristica di Bluesland è questo straordinario, rilancio anche dell'identità della città che io amo definire la città più medio orientale d'Europa, perché è certamente una città unica, considerato che per davvero non c'è la retorica dell'incrocio delle etnie o dei popoli. Lì è un luogo cosmopolita per eccellenza e parliamo di migliaia di persone che vivono, da anni, se non da decenni, nello stesso luogo, nel grande rispetto reciproco degli usi, delle abitudini, delle religioni. Il fatto che si faccia la sesta edizione del Bluesland già la dice lunga del fatto che questo evento non è un evento, effimero che nel tempo si sono realizzati in tante parti eventi come questi o similari, ma hanno avuto il limite di perdersi un po' per strada nel corso degli anni. Ma questo è un evento che è atteso da tante delegazioni che saranno presenti da giovedì, e che è atteso perché è un luogo di scambio, è una vetrina straordinaria di prodotti, di alimenti, di cibo.